Ciao a tutti ragazzi, io sono Artifex e benvenuti in questo nuovo episodio della Arctic Abyss. Sto semplicemente morendo, vabbè. La casa è rimasta incompleta, però, come state forse notando, qui prima c'era una zolla di terreno grande quanto tutto questo perimetro. Questo qua che ho distrutto tutto. Io ho preso in pratica 59 più 64 blocchi di neve, quindi neanche così tanti. Cioè, ho distrutto metà della mia pala. Però è stato piuttosto divertente, devo dire. Comunque, avevo pensato che al limite, come. Siccome vedo che tipo il tetto è troppo dritto, o qualche cosa di simile. Cioè, vedete qui, proprio troppo dritto. Avevo pensato di fare una cosa del genere. Vedete? Tanto ne da un bel po', un paio di blocchi. Voglio vedere quanto riesco a fare. E inoltre per la cobblestone ho pensato un'altra maniera. Penso che se metto delle fence sotto l'acqua me la dia come bolla d'aria. Cioè è una cosa che devo provare, però probabilmente dovrebbe essere così. Allora, intanto aspettate. 3 è per fare, penso, uno slab. Vediamo. Proviamo subito. No, un altro ce ne vuole. Ho visto un coso che si muoveva lì. Sì, me lo sono portato, dai. Posso rimanere con mezzo cuore per sempre. Non morirò mai, tanto. 27, sono un bel po'. Cioè, se ne possono fare un bel po'. Oddio, e poi quando uno sbaglia, succede questo. Che proprio ti verrebbe di insultarti a morte. Vedi? Però mi ha dato 8 palline. Fa più, però a me non mi serviva. Vabbè, aia. Apriamo i tasti Windows e tutti i tasti. Dovrebbe essere così. Se io premo direttamente qua. Mi odio. Mi odio. Mi odio il doppio. Dio, ma lo sapete che sarà tipo un lavoro completamente distruttivo. Facciamo così, questo lo mettiamo qui. E dovrei portarmi anche una chest. Allora, con cautela. Con cautela siamo riusciti a fare. Vabbè. Allora. Però sì, è molto meglio il risultato. Eh sì, ma lì allora come dovrei fare? Io direi di lasciarlo così invece. E di aggiungerci un tocco molto figo del genere. Sì, e già fa molto molto più figo. Perfetto, perfetto, perfetto. Facciamo così. Sbaglio. Perché sbaglio? Va bene, mamma mia la neve come suscettibile. Se faccio così, tipo di allungare, non dovrebbe sembrare così brutto. Vediamo. Sono tutte prove quelle che sto facendo, però. Questo non c'era. Proprio con un tocco, un leggero tocco. Ok, vediamo. Perfect. Sì. Potrebbe. Forse questo. Aspettate. Allora, io non so se questo blocco ci stia veramente. Perché? Questo qua ci sta. Questo qui, al limite, potrei toglierlo. Potrei togliere tutta la fila. Vabbè, sto distruggendo una casa. Oh, finiamo i perimetri della casa intanto. E poi dopo si vede tutto. Certo. Mamma. Finiamo i perimetri, quindi. Magari vorrei pure mangiare. Quindi andrei a prendere la cobblestone. Ma prima, sì, dai, perché sennò poi io mi faccio prendere alla mano, in pratica. E poi non finisco più, quindi boh, cerchiamo di finire.
come risparmiare blocchi. Allora, un blocco era così. Quello è il rilievo, questo è il rilievo. Al limite quelli li potrei mettere dopo. Poi. Così. E vabbè, non posso più salire. Mamma mia, che deficiente. Probabilmente quella parte la farò in legno. Quella parte dentro. Tanto qui dentro penso che ci entri tutto quello che mi va. Quelli che smettono di giocare a Battlefield 3 su Origin. Ok, perfettamente così. Non. No, la neve non dovrebbe sciogliere assolutamente. Ci arrivo a completarlo? Beh, che ci sono blocchi sparsi everywhere e posso anche questo. Ok, i blocchi ce li ho. Non vedo niente perché i blocchi sono talmente bianchi e non riesco a vedere. Ok. E se mi butto? Ah no, era 3, vabbè. Pensavo di non sopravvivere questa volta. Ok, carino, carino. All'interno qui lo potrei fare tutto il legno. Magari poi farò anche qualche fessura, tipo qualche finestrella circolare, semicircolare, quando troverò sabbia, ovviamente. Ecco, ma ti pareva, oh? Il pavimento all'interno? Non lo vorrei lasciare così. No, infatti. Queste qua sono tutte palle extra. Allora, intanto facciamo una cesta per le palle di neve. Che non si può sopravvivere così. Ho finito la pala in ferro. Ho finito veramente la palla in ferro. Facciamo una cesta. Una doppia cesta. No, no, cesta. Oddio, sono riusciti tutti. Quella che devo rompere. Quanto utilizziamo? Uno. Un altro? Ah, ti odio. Lo potevi distruggere ormai l'ultimo. Quindi finiamo questa baita. Mettiamoci tutte le palline là dentro, cavolo, che sono tipo troppe. Allora. Potrebbe. Vabbè, facciamo il doppio. Doppia cesta. Cavolo, la prendi il legno? Oh. Certo, io butto le pozioni. Pale legno. Facciamo una bella pala in legno. Mi sa di sì. Perché cobblestone mi sa che sarà molto raro da prendere. Normale potevi prendere quello. Beh, noi poi queste qua le trasformeremo tutte, eh. Sono decisamente troppe. Queste e queste. Vabbè, facciamoci allora una pala in legno. Posiamo qui dentro poi tutti i materiali che per ora non servono. Il dentro, come lo potrei fare dentro? Dentro, come lo potrei fare dentro? Come lo potrei fare dentro? Domande esistenziali. Ma ci sono gli slab di cosi? I mattoni muschiosi. Oh sì, e sparte sono normali. Oddio. Non lo sapevo. Ok, quindi tutti si tramutano in cose normali. Allora, facciamoci sta pala in legno. Va. Così dentro posso fare. Figo. Così è molto più lento però.
Chissene. Quanti utilizzi sono? 59, vabbè. Sì, lo riusciamo a completare. Anche qualche torcia qua dentro la dovrei mettere. I miei cani sono tutti e due fuori. Io ho mezzo guardato, tipo, troppi episodi. Due episodi, alla fine, no? No, forse sì, due. Ovviamente ho finito lo spazio. Ogni palla di neve è importante. Sta facendo notte? Ok, ho fatto tutto. Mettiamo gli slab che dovrebbero bastare. In teoria. Ah no, aspetta, sì. Dormiamo, dormiamo subito, prima che si fa troppa notte. Sì, devo mettere assolutamente qualche torcia qua dentro perché è troppo buio. Ti odio, mi odio. No, no, veramente. Io odio gli slab. Perché certe volte tipo se appena trovi un buco pa e poi lo devi distruggere. Devi consumare utilizzi nel piccone o nell'accetta. Ecco, vedi. Vedi. Poi il piccone in legno è davvero brutto da usare perché è lentissimo. Cioè, ma voi lo sapete che se mi esplode un creeper vicino alla casa di neve si distrugge in una maniera proprio inimmaginabile. Perché tipo la neve è fragilissima, come avete potuto constatare anche voi. Andiamo dall'altra parte. Oh, mela. Ci servirà per andare a battere l'Ender Dragon. Là sopra devo distruggere quelle cose. Fanno un po' di ribrezzo. Ok. Facciamo un blocco. Mi butto. Sto attento al suicidio troppe volte. Facciamo una wow, proprio un'accetta in legno. Facciamo. Va bene. Tu sei Shank? Aspetta, no, tu sei Sirius. Dov'è Ice? Ah, là. Stavamo giocando a fare il trenino. Vabbè. 8 livelli di esperienza, non posso suicidarmi. Sarebbe inconcepibile. La goblin ne ho poca. No, no, la goblin mi serve troppo per cuocere. La spada. Oh, bravo. Andiamo a fare un'accetta in legno e distruggiamo tutte quelle cose e completiamo la casa, una volta per tutte. Potrei fare anche una mansarda, ora che ci penso. E in questa mansarda potrei fare un po' di cesta, perché allora, se questo... E poi viene di due. Due, di due viene la mansarda. Sì, si potrebbe fare. E allora qua sopra poi ci facciamo anche una striscia di finestrelle. Quando riusciremo a prendere un po' di sabbia. Questo è quello piccolo. Mi secca di distruggere quello grande, però. Però quello grande mi darebbe tipo troppi pezzi di legno. Poi non è così grande. No. No, quelli non sono usciti da casa mia, vero? Casa mia è lugubre in questo momento. Quindi sì, potrebbe essersi spawnati a casa mia. Andiamo a prendere quella cobblestone. Basta. Mettiamoci questi. Così prendiamo la cobblestone e mangiamo una volta per tutte. Non c'è nessuno? No. Andiamo. Allora, la cobblestone era da qua sotto. Ok. Ho anche carbone comunque c'è.
Sì, perfetto. Allora posso distruggere anche da qua dentro così mi sbrigo prima. Ci potevo pensare prima, tipo, che ne so, nel primo episodio. Si metto shiftato. Dietro? Sì, dietro c'è carbone. Ogni cosa qui è indispensabile. Ok, penso di aver preso. Oh no, ancora no. Oh, ok, perfetto. Prendiamo tutto ciò che c'è in giro. Un bel po' di cobblestone. Con questo qua ci facciamo una fornace e mezza. Ci facciamo mezza fornace poi. Sì, vabbè, ma anche per risalirci. Oddio. OMG, OMG, OMG. Basta. Preso? Preso tutto? Quanto? 13. 13 e 3, 16. Forse devo prendere prima quello di sotto. Ok, ho preso tutto. Iniziare un'altra fence. Ciao, smettete di giocare a Burnout Paradise. A proposito di Burnout Paradise, vi devo dire una cosa. Io ho provato ad avviarlo. Penso che molti di voi ce l'avranno grazie all'Humble Bundle Origin. All'Humble Origin Bundle. Ok. Bundle alle ciance. Ok, basta. Molti di voi avranno Burnout Paradise. A me mi dà un errore appena l'avvio, ovvero che in pratica tipo non è supportato o una cosa del genere. Io ho un computer. Cioè, non ho un computer scarso. Ho un computer piuttosto forte. Cioè, piuttosto forte per la sua fascia. Però non me lo legge lo stesso. E non capisco perché. Posso farmi un'altra fornace con questo qua. Però non me lo avvia. Cioè, io non capisco perché. Non penso che Burnout Paradise non è stato fatto per Windows 7. Probabilmente. Allora, mettiamo a cuocere con un pezzo di carbone queste costolette e mangiamo finalmente. Con questo cominciamo a completare qui sopra. Da qua. Non lo faccio tutto. Boh, scrivetemi qui sotto nei commenti se voi avete avuto problemi per farlo partire. Probabilmente sono io l'unico sfigato in questo porco cane. Questo pianeta. Che bello avere però tutti gli strumenti in legno, legno. Che brutta cosa. Torce, 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 vabbè, ma sì, dai. Ok, mangiamo finalmente. Cavolo, finalmente abbiamo un po' di carne. Possiamo far accoppiare poi anche gli animali. Se crescerebbe un po' di grano. Però noi possiamo far accoppiare solo due vacche. Mucche. Ciao, Shank. Perché i miei cani sorridono? Sembra che sorridono in persone mie. Boh, sarò io stupido. Sì, come state vedendo sto distruggendo l'albero in mezzo. Dai, sennò è troppo seccante. Così ho invece una bella riserva di legno. Però intanto sono quasi passati 20 minuti. E io vi incomincio a salutare. Nel prossimo episodio vedrete anche la manzarda finita. In pratica prima, nello scorso episodio vi avevo detto che trovate la casa finita, però poi ho registrato subito un altro episodio. Così almeno mi portavo avanti. Dato che devo mettere troppi video al giorno per la mia connessione. E quindi per questo episodio è tutto. Se siete nuovi, questo è il primo video che state vedendo del mio canale, vi consiglio di seguire gli altri video del canale.
che saranno veramente fighi. Soprattutto la serie con Dami, dato che è la mia serie principale del canale. Se le è piaciuto, se le è piaciuto, ti è piaciuto. No, aspetta, se le... Vabbè, basta. Se l'episodio ti è piaciuto, lascia un bel mi piace. Così almeno io so se hai apprezzato seriamente questo video. E commenta qui sotto quello che vuoi. Puoi scrivere anche Artisex è bello. Non mi offendo. Beh, vorrei dire. E ci vediamo quindi nel prossimo episodio. Dammi la mela. Io le intro, cioè le outro. Vabbè, l'epilogo. Le faccio troppo lungo, secondo me. Oh, guardate quanto legno. Non me lo faccio tutto perché poi mi servirà anche per fare un po' di carbonella. Probabilmente. Comunque, come ho detto, ci vediamo nel prossimo episodio. E ciao ciao!